A Simone Antai, uno dei leader dell'astrattismo, è dedicata una grande retrospettiva a Villa Medici. Ai pescatori di Orbetello è dedicato I Cavalieri della Laguna, il docufilm di Bencini al Festival di Berlino. Al cinema esce nelle sale Saving Mr. Banks, Emma Thompson e Tom Hanks. L'autrice della settimana è l'iraniana Nahal Tajadod, che parla di El Jou. Ben ritrovati ad una nuova puntata del Musa TV. A Simone Antai è dedicata un'importante retrospettiva a Villa Medici a Roma fino all'11 maggio prossimo. Vediamo il servizio. L'Accademia di Francia a Roma, Villa Medici, presenta fino all'11 maggio la prima importante retrospettiva dedicata in Italia al grande pittore Simone Antai, curata da Éric de Chessey. Villa Medici consente al pubblico di conoscere e approfondire l'opera di questo protagonista dell'astrattismo del secondo Novecento, che dopo un anno di soggiorno in Italia scelse Parigi come sua seconda patria. 40 opere di diversi formati realizzate tra il 58 e il 2004. La mostra si articola in due sezioni. Nella prima parte sono esposti i lavori a piccole pennellate e tratti e dipinti realizzati con la tecnica del pliage, come le prime Marial, la risposta di Antai al lavoro di Matisse e Pollock. La sua particolarità era una tecnica molto affascinante, che si vede poi anche nel video. Il suo metodo di lavoro che ha scelto negli anni 60 dipende dalla piegatura del quadro, dunque non parte di una superficie liscia, parte di un pezzo di tessuto ordinario, diciamo, che piega e poi mette il colore ma senza vedere nulla, dunque è anche un importante ruolo del caso per il suo lavoro. Nella seconda parte viene mostrata la serie delle tabulas, realizzate da Antai tra il 74 e l'82, periodo in cui l'artista decise di ritirarsi dal mondo dell'arte, opponendo una sfida radicale nei lavori degli ultimi anni. Il percorso espositivo si conclude con le opere della serie Pliage à usage domestique, molte delle quali mai mostrate in pubblico, in cui l'artista rivisita alcune delle sue intuizioni giovanili, svelando il legame sotteso con la ricerca di Marcel Duchamp. C'è anche un rapporto importantissimo con l'Italia, perché nel 48, quando ha lasciato il suo paese natale, l'Ungheria, e ha fatto un grande giro in Italia, a piedi infatti, dove ha scoperto per esempio il mausoleo di Galla Placidia, che dà il suo titolo all'opera che è dietro di me. Ravenna corre verso il suo obiettivo, diventare capitale europea della cultura nel 2019. Una meta che, come ci spiega il coordinatore Alberto Cassani, ha i cittadini dell'Emilia-Romagna come veri coprotagonisti. Trasformare la storia in futuro. A cavallo di questo salto ideale, Ravenna punta a diventare capitale europea della cultura nel 2019, guidata dal coordinatore Alberto Cassani. Ravenna si confronta in modo dialettico con la propria storia, con le proprie testimonianze artistiche, il proprio patrimonio, ma guardando avanti e cercando di costruire progetti che siano in grado di mettere insieme e fare interagire il fare cultura, il patrimonio, ma anche le infrastrutture, l'economia, il turismo. C'è un progetto in particolare che è emblematico della volontà di Ravenna di fare sintesi fra il proprio passato e il proprio avvenire. La Darsena è la cerniera tra il centro storico e il mare. Noi vogliamo che questo quartiere diventi un quartiere in cui l'innovazione culturale e tecnologica può essere di casa, e da questo punto di vista il rapporto tra passato e futuro può essere bene incarnato in quell'area. Ravenna, una delle sei finaliste in gara per il riconoscimento europeo, vive questa competizione in modo largo, guardando al sistema Italia, e per questo continua a cooperare con le altre città in lizza ed anche con quelle ormai rimaste fuori. La nostra idea di fondo è quella, è sempre stata dal primo momento, quella
di fare in modo che la capitale europea della cultura sia una grande opportunità per il nostro paese nel suo complesso. E quindi tra tutte le città candidate stiamo cercando di sviluppare una progettualità comune nell'interesse nazionale. Una collaborazione che è già diventata un piano ben preciso dal titolo Italia 2019. Un viaggio umano e poetico all'interno della comunità dei pescatori di Orbetello, raccontata attraverso le storie dei protagonisti. È il fil rouge dei Cavalieri della Laguna, il docufilm che l'italiano Walter Bencini ha presentato in anteprima mondiale al Festival di Berlino. Siamo l'ultimi dei Moicani, perché i pochi che sono rimasti sono veramente quelli che hanno una gran passione di questo mestiere. Un viaggio umano e poetico all'interno della comunità dei pescatori della Laguna di Orbetello, per scoprire attraverso le storie dei protagonisti l'avanguardia di un nuovo modo di pescare, di una filosofia di produzione di cibo attenta alla qualità organolettica, nel rispetto dell'ambiente e di chi ci lavora. È il leitmotiv di I Cavalieri della Laguna, il film documentario scritto e diretto dal regista Walter Bencini e presentato in prima mondiale al Festival di Berlino 2014. Con questa crisi economica senza precedenti, in cui il sistema industriale occidentale ha fallito in pieno, per me diventa fondamentale mettere in luce e promuovere dei modelli produttivi alternativi. La logica delle realtà locali come questa, in un mondo globalizzato fatto di cifre astronomiche, può sembrare insignificante, anacronistica. Eppure, secondo il mio punto di vista, è l'unica via percorribile se si vuole ritrovare un rapporto armonico con la nostra madre terra. Ma non è che questi giovani non sarebbero all'altezza di poter fare pescatori? Voglia sì, perché d'inverno qui l'acqua è ghiaccia e quando metti le mani nell'acqua e poi quando fuori c'è una maglia freddo, allora i pescatori lo fa così. Ogni tanto mi piace immaginare un futuro in cui dei bambini alla domanda che cosa vorrebbero fare da grandi rispondessero il pescatore o addirittura il contadino. Ecco, per me quel giorno sarebbe un giorno stupendo. Giorni di lavorazione, 15.000 euro di budget, una sola ottica, ma un successo straordinario al botteghino. Spaghetti Story di Ciro De Caro è indubbiamente uno dei casi dell'anno cinematografico in Italia. Ne abbiamo parlato con l'attore Valerio Di Benedetto, il protagonista. È lavoro quello, ma gli dagli questa storia, sì, è lavoro. Ma Valerio, ti devi mettere in libero professionismo. Onestamente c'è un'attività che mi sta per decollare, Valerio. Cristian, te fa il push. Valerio, quelli come te stanno con le pezze al culo. Beh, l'esperienza sul set è stata abbastanza formativa e interessante dal punto di vista umano, cioè non avevamo nulla, soltanto noi, e quindi abbiamo detto ok, proviamo a fare questa cosa, abbiamo accorpato in 11 giorni tutto perché tutti, diciamo, sono venuti con un piccolo rimborso, quindi per non essere troppo invadenti, e abbiamo portato a casa un film che non pensavamo avesse tutto questo richiamo. Ecco, questo richiamo l'ha avuto perché racconta la realtà in maniera, insomma, come pochi film riescono a fare. Come ci siete riusciti a fare questo? Non lo so, il regista dice sempre che vuole raccontare, ha voluto raccontare la storia della sua generazione, che spesso in televisione o al cinema non viene mai ben delineata, spesso è troppo edulcorata, è troppo artefatta. E quindi ha raccontato la storia di persone che conosceva, che vedeva tutti i giorni, la sua, la mia. C'è un incontro importante, ma si potrebbe svoltare la carriera. Ciao, tu devi essere Valerio? No, Valerio sono io. Ma facciamo due chiacchiere pure con te, ti rubo 5 minuti, ti va? Non mi fa incazzare, che cazzo ti ha detto? Quello che già sapevamo, che stanno a cercare un personaggio romano per far sta parte. È ruolo mio, dai. Il tuo ruolo che cos'è? Tu che cosa interpreti? Io interpreto Valerio Marino, che è un giovane 28enne che prova a fare l'attore. E in attesa della grande occasione fa feste per bambini per arrivare a fine mese, vestito da pagliaccio, convive con Serena, che è la sua fidanzata, interpretata da Sara Tosti, e nel bel mezzo del film c'è un incidente di percorso per cui potrebbero diventare in tre. Tu come stai vivendo questa tua avventura di fare l'attore, di volerlo fare, di riuscendoci insomma anche a farlo? Come te la vivi? Io me la vivo
vivendomi giorno per giorno quello che viene, non avendo nessun tipo di aspettativa né dal film né dalla risonanza che ha avuto in questo periodo. E mi lascio sorprendere da ogni complimento, perché non me l'aspetto, e quindi va bene così. E passiamo al cinema. Esce nelle sale Saving Mr. Banks. Emma Thompson e Tom Hanks raccontano la nascita di Mary Poppins. Vento dall'est. La nebbia è là. Qualcosa di strano. Fra poco accadrà. Signore e signori, abbiamo iniziato la discesa su Los Angeles. Esce nelle sale italiane Saving Mr. Banks, diretto da John Lee Hancock. Nel 61, la scrittrice P.L. Travers, interpretata da Emma Thompson, viaggia da Londra ad Hollywood per incontrare Walt Disney, interpretato da Tom Hanks, e discutere del suo desiderio di realizzare una trasposizione cinematografica di Mary Poppins, bestseller mondiale, pubblicato nel 1934. Sono contento finalmente di conoscerla. Mi dispiace, il mio nome è signora Travers, signor Disney. Oh, Walt deve chiamarmi Walt. Contrariamente ad ogni aspettativa, Disney si ritrova di fronte ad una sessantenne che, con le idee ben chiare sugli intenti commerciali del progetto, non è disposta ad accettare alcun tipo di compromesso. Con molti conti in sospeso con il proprio passato, durante il suo soggiorno in California, la Travers comincia a riflettere sulla sua infanzia vissuta in Australia, che ha posto le basi per l'ispirazione dei personaggi di Mr. Banks e Mary Poppins, i due protagonisti del romanzo. Pur riluttante a concedere i diritti a Disney, PJ realizza presto che il produttore ha i suoi buoni motivi personali per volere realizzare il film. Grazie, hanno avuto un'idea, credo che la farà felice. Non mi avrà portata qui per dirmi questo? Oh no, ho scommesso che l'avrei fatta salire sul cavallo, ho vinto 20 bigliettoni. Yeah! Ed ora vediamo il box office dello scorso fine settimana. Carlo Verdone domina il weekend con il film Sotto una buona stella, che al botteghino incassa 4.251.162 euro. Parte bene anche George Clooney con The Monuments Man, ma deve accontentarsi del secondo posto con 1.544.679 euro. Mantiene la terza posizione sul podio Belle e Sébastien, che nel weekend incassa 1.040.053 euro. La nostra autrice della settimana è l'iraniana Nahal Tajadod, che ci parla del suo El Shu. Sentiamola. Il romanzo parla di un faccia a faccia tra due donne, una scrittrice nata nel 1960, che sono io, e un'attrice nata nel 1983, entrambe iraniane. Le due donne si ritrovano a Parigi, lontano dal loro paese. L'attrice, come dice il titolo stesso del libro, è in esilio e non può rientrare in Iran. All'inizio volevo che il libro rimpiazzasse, attraverso la figura dell'attrice nata in Iran come me, il mio paese, che apportasse qualcosa per me, che ho lasciato il paese nel 1977, e mi parlasse di lui. Ma nello svolgersi del romanzo ho visto che in realtà ero io a parlare a lei dell'Iran, perché io avevo la fortuna di poter entrare ed uscire dal paese come volevo. È un faccia a faccia e allo stesso tempo un modo per mostrare i diversi aspetti dell'Iran. Io ho vissuto l'Iran dello Shah, non ho indossato lo chador, andavo in bicicletta per le vie di Teheran. Lei è nata con lo chador, con la guerra, con i morti per strada a fianco a lei, e tutto questo è lontano dalla mia infanzia. E restiamo in tema di libri per dare uno sguardo a qualche novità. Per superare una crisi creativa e guai fisici, il protagonista di questo libro decide di intraprendere un lungo viaggio per mare. Solo che, imbarcato sulla Caliban, il nostro comincia ad avere strane avventure, allucinazioni, deliri, forse Evelyn Waugh scrive La prova di Gilbert Pinfold. Il debito pubblico africano, dominato e alimentato dall'imperialismo occidentale, è una riconquista dell'Africa sapientemente organizzata. Questo ed altri pensieri in Sostiene Sankara di autori vari a cura di Cangiano e Amanda. Nella storia la sessualità è sempre stata condannata come fonte di peccato e del male. In Amore senza bugie, storie e scoperta della sessualità, Fulvia Cigala Fulgosi e Dorina Sabatino, rivolgendosi agli adolescenti ma anche agli adulti interessati, propongono una nuova visione della conoscenza reciproca tra i sessi. Ed ora passiamo ai principali appuntamenti con il teatro e la musica. In prima nazionale al Teatro Brancaccio di Roma, in scena fino al 23 febbraio, la commedia musicale Cercasi Cenerentola, scritta da Saverio Marconi e Stefano Dorazio. Nella divertente rivisitazione gli attori Paolo Ruffini e Manuel Frattini.
Al via maggio senza paura tour 2014 di Giorgia, il live all'Arena di Verona del 25 sarà l'ultimo appuntamento del nuovo attesissimo tour dell'artista, che farà la prova generale il 1 maggio a Livorno per poi partire ufficialmente il 3 di maggio da Padova. E adesso vediamo alcuni dei principali appuntamenti culturali della settimana. Le scuderie del Castello Visconteo di Pavia fino al 2 giugno presentano al pubblico un importante artista del movimento francese, Camille Pissarro. La mostra ripercorre le tappe fondamentali dell'evoluzione artistica che lo ha reso una figura indispensabile per la nascita e lo sviluppo del movimento impressionista. Il Chiostro del Bramante di Roma ospita fino al 5 di luglio un'esposizione internazionale dedicata agli artisti più noti dell'epoca vittoriana, tra i quali Lawrence Alma Tadema e Albert Joseph Moore, che incentrarono la loro poetica sul culto della bellezza. Il titolo è Alma Tadema e i pittori dell'Ottocento inglese, collezione Per Simon. E questa era la nostra ultima notizia, l'appuntamento come sempre per la prossima settimana. Vi ricordo che se volete rivedere i nostri servizi potete farlo andando sul sito adnkronos.com e cliccando la sezione Media Center Musa TV. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.